Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione, Mattia Iannarelli in studio. Bonus TV dal 23 agosto si può fare domanda. In base a quanto previsto dal decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, a partire dal 23 agosto i cittadini potranno presentare richiesta per il nuovo bonus TV. Dal prossimo anno, nello specifico dal 1 luglio, funzioneranno solo televisori con un apposito decoder. Dal 15 ottobre di quest'anno, infatti, comincerà il passaggio graduale dal sistema DVB-T attualmente in uso al sistema DVB-T2 per le emittenti che scelgono di averlo entro l'anno. La Sardegna farà da apripista. Tra novembre e dicembre 2021 nella regione tutte le emittenti dovranno liberare le frequenze, anche per bloccare le interferenze con nazioni confinanti come la Francia. Ricordiamo che il bonus consente di ottenere uno sconto del 20% sull'acquisto di un nuovo televisore, se al tempo stesso si provvede alla rottamazione di un vecchio modello acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il cittadino può scegliere di delegare la rottamazione al venditore del nuovo apparecchio oppure di farlo in totale autonomia. In quest'ultimo caso è necessario prima che sia in possesso di un documento che certifichi l'avvenuta rottamazione. Infine bisogna tenere a mente che il bonus sarà disponibile fino all'esaurimento dei fondi, pari a 250 milioni di euro. Teoricamente questa cifra, supponendo uno sconto medio da 50 euro, basterà a coprire le spese per 5 milioni di televisori. In ogni caso comunque la misura scadrà il 31 dicembre 2022. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.